Benvenuti o bentornati sul mio canale in questo nuovo video sulle notizie di calciomercato del Lecce. Io sono El Mirchito e oggi abbiamo un messaggio, un commento da parte di Vito Conte, che vi sto lasciando sicuramente in sovraimpressione, che mi chiede, anzi che ci scrive da Monaco di Baviera, ci scrive Forza Lecce sempre in tralucore, e mi chiede se in un prossimo video, quindi lo sto facendo adesso con tantissimo piacere, se posso salutare, fare un saluto a tutti i salentini che vivono all'estero. Io lo accolgo con piacere questo commento, mi fa tanto piacere che la gente mi scriva e soprattutto faccia anche queste bellissime richieste, quindi colgo l'occasione per salutare tutti i leccesi e tutti i salentini che vivono all'estero, che vivono a Monaco di Baviera, che vivono in Francia, che vivono in tutto il resto della Germania, in Inghilterra, in Brasile, in Argentina, perché ho visto che c'è anche gente che mi segue da lì. Quindi un saluto a tutti quanti, un saluto a tutti i fratelli e tutte le sorelle emigrate, purtroppo per motivi di lavoro, per qualsiasi altro motivo, un saluto a tutti voi. Questo ci tenevo tantissimo a farlo perché è un piacere immenso quando ci sono comunque questi commenti, e mi fa tanto piacere. Ora partiamo con il calciomercato. Dopo i rinnovi in casa Milan di Maldini e Massara, arriva ufficialmente con la stessa formula di Frabotta, quindi prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore dei rossoneri, Colombo, che si è già aggregato al ritiro di Folgaria. Per la porta invece ci sono tre nomi: Scuffet, Mannone e Vladimiro Falcone. Tra i tre io preferisco Scuffet e Vladimiro Falcone, che ha fatto un'annata secondo me magistrale per la sua carriera, secondo me è al punto più alto della sua carriera, visto che è riuscito anche a prendere e a rubare il posto al titolarissimo Audero, e anche col Cosenza aveva fatto una bellissima stagione. Quindi e infatti sono proprio questi due i nomi che sono più papabili per difendere la nostra porta. Sicuramente in pole position, giusto per usare un termine del motorsport, c'è Scuffet, però anche Falcone è seguito da vicino. Obiettivo principale quindi resta Simone Scuffet, che è in forze all'Apoel Nicosia, quindi anche presenze in competizioni europee. Poi si parla di Baschirotto dell'Ascoli, un terzino destro, e l'affare si potrebbe concludere nel giro di poco tempo. L'Ascoli prevede e chiede anche un aiuto, un venirsi incontro da parte del Lecce, quindi nella trattativa potrebbe rientrare Lorenzo Simic, centrale del Lecce, quindi potrebbe essere uno scambio alla pari tra Baschirotto e Simic. Altro obiettivo è il centrocampista scozzese Ferguson, 22 anni, dell'Aberdeen, è una mezzala con caratteristiche per poter fare il box to box. È una trattativa che però si lega a quella di Stefan Jovetic, perché il Lecce ha un solo posto disponibile per quanto riguarda gli extracomunitari. Con Ferguson si parla di un'offerta di oltre 2 milioni di euro, che è stata già accettata dalla società dell'Aberdeen, anche se ci sono notizie che danno per sfumata questa trattativa. È possibile che queste smentite, è possibile che le notizie che arrivano su questa fumata nera di questa trattativa siano solo delle fake news. Quindi potrebbe essere la trattativa già arrivata quasi a conclusione, però secondo me si sta aspettando proprio notizie da Jovetic, ed è proprio di Jovetic che si parla in questi giorni, perché è uno dei pupilli di Corvino, quindi quando lo portò a Firenze in casa fiorentina, e potrebbe concretamente tornare in Serie A e vestire proprio la nostra maglia. Attualmente è in forze all'Hertha Berlino, però c'è un piccolo problema: l'ingaggio, perché sfiora i 2 milioni di euro di stipendio, quindi come detto anche per altri giocatori nei video scorsi è un po' un problema. Però essendo Jovetic uno dei pupilli di Corvino, e credo che Meshu Corvino possa
sfruttare questa cosa appunto a favore nostro per fare magari qualche ritocchino sull'ingaggio, magari concedergli un ingaggio un pochino magari dimezzato e poi al raggiungimento di alcuni obiettivi magari raggiungere anche i quasi 2 milioni con qualche bonus. Questa secondo me potrebbe essere una delle soluzioni per provare a portare Jovetic a Lecce, che magari qualcuno lo disdegnerà, però a me quando arrivò alla Fiorentina, essendo stata la Fiorentina una delle squadre che più ho simpatizzato in questi anni, credo che il giocatore meriti di ritornare in Serie A e meriti di dare tutto quello che alla Fiorentina ha dato e avrebbe potuto dare, perché secondo me poteva dare molto molto di più rispetto a tutto quello che è stato fatto nel corso della sua carriera. Però quindi io darei tanta fiducia su Jovetic e soprattutto su Pantaleo Corvino, che secondo me è più di un c'è molto di più sotto, secondo me. Poi tornando alla retroguardia, quindi passiamo di nuovo alla difesa, il nome che spunta per infoltire e per dare anche un po' di giovinezza a questa difesa è quello di Ceccaroni del Venezia, che nell'ultima stagione ha dato modo di dimostrare, di meritare un posto in Serie A, anche andando in gol per ben due volte. Rendimento e costanza sono sempre stati presenti, quindi perché non dargli fiducia? Oltre a Ceccaroni però si parla anche di Maximovic, ex Napoli, ora in forze al Genoa, appena retrocesso in Serie B, però ha solo 14 presenze in quest'ultima stagione che si è appena conclusa, e io credo che la trattativa secondo me non inizierà nemmeno, poiché secondo me per la difesa sono altri gli obiettivi che abbiamo. Certo, è un nome abbastanza allettante, però ormai è arrivato a 34 anni, se non sbaglio, non è più il Maximovic di una volta, che per me, e questo è solo un pensiero personale, secondo me non ha mai brillato più di tanto in difesa. Poi, infine, ed è ultimo, ma non per importanza, voglio parlare dell'attaccamento alla maglia e della voglia di voler lottare per rientrare di nuovo nelle gerarchie, stiamo parlando di Pablo Rodriguez. Lo spagnolo ha ricevuto offerte dalla Serie B, da Parma ragazzi scusatemi, mi sono perso un attimo, comunque il Parma era una delle offerte che sono arrivate dalla Serie B, e poi anche dalla sua madrepatria, quindi dalla Spagna, dallo Sporting Gijón, credo che si legga così, e dal Malaga, ma lui ha espresso solo la volontà di rimanere a Lecce, di vestire questa maglia, di vestire questi colori, e quindi grazie anche a tutti noi tifosi che lo abbiamo sempre acclamato che è successo questo, perché il ragazzo si è attaccato alla maglia, si è attaccato alla nostra terra, si è attaccato alla nostra tifoseria, ed è anche grazie a noi se lui ha questa testardaggine per voler rimanere e voler rientrare di nuovo nelle gerarchie, perché secondo me ha un posto che gli spetta di diritto e lui se lo vuole riconquistare. Quindi sono contentissimo che lui abbia questa volontà di rimanere e non che alla prima difficoltà scappi via. Quindi è una cosa che gli fa tanto onore, e perché soprattutto noi tifosi dobbiamo renderci conto che tantissime volte il nostro calore, il nostro essere così accoglienti, no? con i nostri giocatori è proprio quella che è capace di trattenere i nostri beniamini con la nostra maglia e di farli innamorare della nostra terra, di farli innamorare dei nostri colori, della nostra fede, di quello che è la nostra vita, del nostro simbolo, perché per noi il calcio, soprattutto il Lecce, è tutto, e quindi noi abbiamo quella spinta per farli rimanere, per farli innamorare. E Pablo Rodriguez, così come tanti altri
sia nel passato recente che nel passato un pochino più lontano ne fanno proprio da esempio. Ci sarebbero tantissimi nomi come Pablo da dire, che sarebbe una lista interminabile di giocatori che sono rimasti attaccati così tanto alla maglia. E quindi ne fa tanto onore a Pablo. E oggi, 6 luglio 2022, io sono qui per mandare un messaggio diretto a Pablo Rodriguez, convinto anche del fatto che sicuramente non gli arriverà mai questo messaggio, non arriverà mai questo video, ma io sono qui per dirlo, sono qui per mandargli questo messaggio diretto. Io credo tantissimo in te, così come tanti miei fratelli e tante mie sorelle leccesi credono in te. Noi saremo sempre qui a spronarti, saremo sempre qui a supportarti, perché secondo me meriti di giocarti il posto da titolare, un posto comunque nelle gerarchie. Io sono convinto che quest'anno sarà il tuo anno, sono convinto che riuscirai a riprenderti ciò che ti è stato tolto, sono convinto che rientrerai nelle gerarchie di Mister Baroni e sono convinto che quest'anno ci farai esultare come quel giorno, come quel 27 dicembre 2020. Lecce-Vicenza 2-1, il tuo primo gol, la prima palla utile al tuo esordio, noi abbiamo esultato come se fosse, non lo so, il gol che ci ha fatto vincere la Champions League, il mondiale per club, qualsiasi cosa. Noi abbiamo esultato così tanto, io sono convinto che quest'anno saremo lì ad esultare di nuovo per i tuoi gol. Oh, questa è la tua esultanza, io l'ho voluta emulare perché da quando sei arrivato io mi sono completamente calcisticamente innamorato di te, di Pablo. Cioè, se ti arriverà questo messaggio, prendilo come un messaggio diretto, quindi sono talmente innamorato di te, ecco, calcisticamente parlando, perché sono etero, e qua ci scappa anche la clip di Mike Sciosha. Va bene, detto questo, forza Lecce, forza Lecce sempre. Io vi do appuntamento ad un prossimo video, quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.